Buongiorno a tutti della suonamanica.com. Oggi andiamo a mostrarvi una nostra creazione originale, un gioco nuovo che non troverete da nessun'altra parte, una simpatica rivisitazione del classico della cartomagia Wild Card, però realizzata con nuove grafiche, nuove tecniche, al fine di realizzare un effetto innovativo e diverso, ovviamente a tema compleannesco. Vi ricordo altresì che il tutorial di questo gioco, come di tutti quelli che fanno parte di questa playlist, vi farà fornito soltanto previo acquisto dello stesso. Vi lascerò tutti i link durante il video e in descrizione nel caso vi piaccia e vogliate procedere con l'acquisto. Per la realizzazione del gioco Buon Compleanno, innanzitutto andremo a mostrare al nostro pubblico come utilizzeremo soltanto un mazzetto di carte così a dorso rosso, un nuovo mazzo completo, un piccolo mazzo di carte sulle quali è stata disegnata una candela che però ovviamente, come potete vedere, è spenta. Andremo a prendere il nostro accendino, la prima carta, e come fanno tutte le mamme accenderemo quindi una prima candela proprio in questo modo qui, semplice, la prima candela si andrà ad accendere. Dunque, accesa la prima candela, è facile andare ad accendere tutte le altre, ve ne sono alcune da una parte della torta, alcune dall'altra parte. Basterà quindi avvicinare la candela accesa alle candele spente, in questa maniera, aspettare un secondo che la fiamma si propaghi e tac, basta un attimo per ritrovare le nostre prime candele, quelle da questo lato della torta, tutte accese, come potete notare, tutte accese. Andiamo quindi a spostarci dall'altro lato della torta, candele spente, anche in questo caso le porteremo a contatto con una candela accesa e aspettiamo basta poco affinché la fiamma si propaghi, la fiamma passi da una candela all'altra e tac, anche queste candele si accenderanno una alla volta fino a che ovviamente non abbiamo tutte le candele accese. Una volta che abbiamo tutte le candele accese, ovviamente partirà la famosa canzoncina "Tanti auguri a te". Finita la canzone, come tutte le feste di compleanno, si andrà quindi a soffiare su queste candele. In questa maniera basterà porle in questo modo sulle mani e soffiare forte, così. E come finale, tutte le nostre candele risulteranno quindi spente. Spero che il giochino vi sia piaciuto, non è assolutamente semplice da fare, ma come potete vedere l'effetto è molto buono, molto bello, molto facile da capire per le persone, molto comprensibile. Come dicevo, una nostra creazione originale non la trovate da nessuna parte, se vi allenate un po' potrete farla con una certa facilità, ovviamente in vendita sulla suonamanica.com. Dunque, questo è tutto, vi saluto e alla prossima!